come viene formulata l'offerta per la partecipazione all'asta? La partecipazione all'asta avviene tramite una dichiarazione nella quale l'acquirente manifesta in maniera inequivocabile la sua volontà di acquisire l'immobile in esperimento d'asta. Questa offerta, che viene redatta ed è particolarmente complessa e viene redatta dal consulente, porterà alla firma dell'avvocato, qualora l'acquirente partecipi tramite procura speciale, o del cliente stesso qualora voglia partecipare direttamente all'esperimento d'asta. L'offerta viene imbustata in una busta che può essere di vario formato. Mediamente si usa la busta A4, formato A4, nel quale viene indicato, sulla quale viene indicato solo ed esclusivamente il professionista delegato alla vendita e il giorno dell'asta, e il nominativo della persona che consegna l'offerta fisicamente, che può essere anche una persona diversa dall'acquirente. All'interno della busta, oltre all'offerta, alla eventuale procura speciale e i documenti di identità sia dell'avvocato che dell'acquirente, dovrà essere inserito anche un assegno circolare bancario valorizzato per il 10% dell'offerta minima. Qualora l'offerta minima quindi reciti un importo di 100.000 euro, l'assegno dovrà essere valorizzato per un importo di 10.000 euro.